Ciao, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. È da un po' che non ci vediamo qui su YouTube, però su Instagram sono molto attiva quotidianamente e mi trovate come lhobby-basso. Adesso, a grande richiesta, faremo la preparazione, comunque l'unboxing, perché già l'ho preparato, lo svuoteremo e cambierò anche l'inquadratura del mio beauty da viaggio che dovrò portare in moto, perché farò un viaggio in moto, quindi c'è poco spazio, ho dovuto prendere tutte le mini size possibili e immaginabili per metterle qui dentro e avrò anche un piccolo beauty make-up che però è proprio piccolissimo e anche quello poi ve lo farò vedere, però penso direttamente su Instagram perché è proprio piccolino, ci ho messo proprio le cose essenziali, quindi adesso vi faccio vedere questo e niente, seguitemi se vi va di vedere altri video simili, unboxing o semplicemente what's in my bag, ne uscirà uno domani, credo, se riesco a montarlo in tempo. E quindi niente, vi lascio al video. Ho cambiato idea, mi sa che ve lo farò vedere da qui, anche perché devo smontare tutto e perdo troppo tempo. E almeno così vi faccio vedere proprio meglio il tutto. Allora, vado a pescare la prima cosa che capita, ed è la fascia per la skincare. Questa qui di Barbie, che ho preso da Primark, è molto molto carina. Io direi che esco tutto. Poi una spazzola. Questa qui è anche logata Yves Rocher. Fantastico. Ok, per chi non lo so, beh, lo vedete dal mio sfondo, questo è il mio piccolo ufficio in casa. Io sono diventata, cioè, lavoro con Yves Rocher dal 2018, però da maggio 2022 sono diventata responsabile di zona e quindi niente. Praticamente ho l'ufficio in casa e vedrete molte cose di brochure sia su Instagram che qui. Perché appunto magari non mi segue, mi sta iniziando a seguire attraverso questo video. Comunque, questa qui è la spazzolina che ho vinto in vari premi, ecco perché si possono ricevere tanti premi grazie al nostro lavoro. E vado avanti. Poi, qui dentro. Cosa c'è qui dentro? Allora andiamo a vedere perché non me lo ricordo neanche io. Allora, ok, perfetto. Ho messo un trattamento SOS Karité che si può utilizzare per tantissime cose, ad esempio come maschera da notte, in questo caso io per le labbra, io in questo caso l'ho creata appositamente in questo barattolino per utilizzarlo come maschera da notte perché mi trovo benissimo, lascio le labbra super morbide e ripara anche diciamo le ferite. Quando si ha il naso arrossato, o le bruciature, quindi diciamo che è un prodotto multiuso, lo sto portando perché è multiuso, ma soprattutto anche perché lo utilizzerò come maschera da notte per le labbra. La sto utilizzando già da un po' e mi trovo benissimo, quindi è un prodotto multiuso. Poi una spatolina che può servire, magari per prelevarlo piuttosto che prenderlo con le dita. Poi qui dentro, raga, sembra pipì. Il mio siero viso, l'ho messo qui dentro, ha questo colorito così, però beh, è fantastico, a parte il colore. È un siero antiossidante, riequilibrante, opacizza tantissimo la pelle. Vi lascio anche qui l'immagine della full size. E devo metterci anche la pipetta, per prelevarlo, e ce l'ho nel siero che praticamente utilizzo, in full size. Stavo pensando però che non so come chiuderlo se mi porto la pipetta. Ok, da valutare, devo vedere se ho qualcos'altro di simile che posso inserirli. Poi queste qui, le magiche perle. Allora, sono delle gocce preziose illuminanti che fungono da siero per illuminare ed è un trattamento che si può utilizzare per 35 giorni. Ma sta registrando, sì. Fa illuminare molto la pelle e per chi ha la pelle mista, grassa, consiglio di utilizzare la sera al posto del siero abituale. Però la sera è fantastico perché poi la mattina ci si sveglia con quella faccia super luminosa, quindi seguitemi nelle stories in questi giorni perché la utilizzerò la sera e poi l'indomani vi farò vedere quanto è luminosa la pelle. E quindi niente, sono proprio delle gocce, eccole qui. Ok, vabbè, fantastico. Se riesco a inquadrarla. Sono delle piccole gocce che vanno aperte ed esce il liquido da applicare sul viso. Poi ho portato due dischetti di cotone riutilizzabili.
Poi questo qui che va applicato sui puntini, sui brufoli per farli seccare piuttosto che schiacciarli, che non si fa, non si fa. Schiacciarli va applicato più volte diciamo sul brufolo in questione. Mi trovo benissimo, lo utilizzo sempre quando i brufoli è la salvezza, è impossibile non avere le stesse imperfezioni. Andiamo avanti. Io che mi tocco continuamente i capelli, che ho fatto cambio look proprio oggi. Quindi ho detto ne approfitto, registro il video, anche perché domani parto, quindi per forza oggi dovevo registrarlo, e anche perché volevo registrarlo in vacanza, però non so se poi ho il tempo, quindi vabbè. Poi, siero lisciante per capelli lisci, questo qui è appunto nella mini size, e anche termoprotettore fino a 230 gradi. Poi, un profumo solido, questo qui è il Bloom Montrouge, è il mio preferito del momento. Quindi invece di portare la boccettina porto questo qui. Questa luce mi acceca. Poi spazzolino da viaggio. Questo qui della Mentadent. Balsamo labbra al cocco. Ok, me lo stavo mettendo, ma mi sono ricordata che ho la tinta labbra. Poi una maschera riparatrice per capelli all'olio di jojoba per le punte. Dentifricio. Mini acqua micellare alla camomilla per pelli sensibili. Balsamo botanico, questo è veramente un prodotto multiuso da avere perché va a riparare i capelli, si può utilizzare come maschera da notte, si può utilizzare come prodotto per sistemare la piega, li va ad ammorbidire, si asciuga subito e li lascia veramente super morbidi, quindi questo qua me lo sono portato. Poi, deodorante liscia. Fresh Energy Extra Fresco Aloe Bergamotto. Ok, poi si chiamano? Le lacrime artificiali per le lentine. Questa qui mi ha salvato in questi giorni perché è la lozione purificante. La sto adorando perché mi sta veramente salvando in questi giorni. Allora, di un mese fa ho avuto il Covid e prendendo il cortisone mi sono venuti molti brufoli sul viso, quindi praticamente ho dovuto utilizzare prodotti appunto anti-imperfezioni per far tornare il viso come prima. Ogni volta che ho un periodo del genere, quindi con molti brufoli, utilizzo questi prodotti anti-imperfezioni, ad esempio anche questo è della stessa linea. Questa qui è appunto una lozione purificante che serve a tonificare, restringere i pori, a ridurre il sebo e ridurre appunto le imperfezioni, quindi aiutando a farli scomparire in breve tempo. Mi ha veramente salvato perché ero proprio pienissima. Adesso vabbè, ancora c'ho qualche residuo, ho anche un poco di correttore, però mi ha salvato. Poi questa qui ve ne parlerò in questi giorni, penso che farò anche un piccolo video, vediamo. Sempre su Instagram è una crema verde correttrice che va a neutralizzare i rossori e uniformare l'incarnato. Si può applicare o solo sui rossori o su tutto il viso, appunto per uniformare prima del make-up. Guanto struccante, quindi ho portato le dischette lavabili più questo qui che strucca anche. Niente, basta semplicemente inumidirlo con acqua. Comunque, anche questo vedrete la recensione su Instagram, quindi seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. E poi, questa qui è una maschera freschezza con menta piperi da bio. Contorno occhi mi sto portando questo qui in miniatura, anche se io non utilizzo questo ultimamente, però è quello lì illuminante. Qui è la crema che sto portando, la crema leggera lenitiva per pelli sensibili. Bifasico per togliere eventuali residui, ad esempio se il mascara non riesco a toglierlo con il guanto, anche se anche il guanto toglie tutto, però per non strofinare troppo con questo qui col bifasico ci sto veramente 2 secondi. E poi ho portato questa qui che l'ho, vabbè, cos'è? Soluzione salina, l'ho travasata in questo fantastico flaconcino con topolino, un elastico, no, un elastico, una pinzetta per le sopracciglia, dovrebbe essere anche la forbicina, sì, perché comunque vado a sistemare un po' con entrambi. E poi abbiamo una crema mani Almonoi
È questo qui che è la gele marina struccante 3 in 1 che serve appunto per detergere il viso e anche per detossinare, per togliere il make-up, anche quello waterproof, quindi se una sera non mi va di struccarmi con guanto, con i dischetti, col bifasico, vado a struccarmi direttamente con questo, lo vado a inumidire il viso, lo applico e toglie tutto il trucco. Semplice, diretto, 5 minuti, neanche. 2 minuti e toglie tutto. E non c'è più niente, devo solo rimettere le cose dentro. Credo di non aver dimenticato niente, spero, almeno le cose essenziali e anche più le ho messe. Fatemi sapere se voi portate tutte queste cose in viaggio o se... Ma perché cade sempre qualcosa? Non so cosa sia caduto. Ah, una crema. Comunque, detto questo, niente, fatemi sapere nei commenti o su Instagram dove volete, cosa ne pensate, se è un beauty secondo voi essenziale o c'è anche troppo, e cosa portate voi. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, fatemi sapere. Ovviamente, vabbè, i fazzoletti e altre cose essenziali sono a parte, qui ho messo proprio le cose per la skincare, per i capelli più. In realtà manca lo shampoo perché lo sta portando Andrea, e sta portando quello lì al Monoi che è shampoo doccia e lo usiamo entrambi. Basta, ok. Ciao, grazie e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ciao!